all'uscita del supermercato ti ho incontrato. Carrello, lo faccio io. Ma perché? Non ce la faccio io. Aspetta. Al distributore di benzina. Peggio io. Peggio io. No, scusa, ascoltami. È il mio lavoro. Al semaforo sul parabrezza c'è una mano nera con la pezza e ritrovo quel tuo sguardo malandrino che mi dici è già 2 euro papà Nino. Immigrato, quanti spiccioli t'avrò già dato. Ancora, ancora. Immigrato, mi prosciughi tutto il fatturato. Esagerati, dai. Senza permesso nel soggiorno, amico mio, ma mia moglie non è spaventata, anzi sembra molto rilassata, e ritrovo quel suo sguardo malandrino che faceva quando quella roba lì la faceva, la faceva. Immigrato, sembra proprio che ti sei integrato. Devi andare dal mio vicino pakistano o a quel rumeno in subaffitto al terzo piano, ma hai scelto me, il mio deretano. Dimmi perché, 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 perché. Prima l'italiano. Immigrato, chi ha lasciato il porto spalancato. Immigrato, ma non t'avevano rimpatriato. Ciao ragazzi, ci vediamo al cinema il primo il primo gennaio, scusa. Non vengo. Allora, di Zalone si potrebbe dire tantissimo e al tempo stesso dire pochissimo, perché un film di Zalone è un film di Zalone, non ha bisogno di una trama, non ha bisogno di essere presentato, è un film che i suoi film precedenti, almeno tre film suoi precedenti compaiono ai primi posti di ogni classifica. Sapete che Quo Vado ha quasi raggiunto Avatar, che era Avatar e quindi aveva come dire ben altro budget dal punto di vista di incassi, ha incassato tantissimo Quo Vado, ha incassato tantissimo Sole Catinelle, ha incassato tantissimo Ma che bella giornata. Sono dei film tutti molto simili, incentrati su questo personaggio che ha fatto della sua comicità televisiva anche una comicità cinematografica. È uno dei pochissimi comici televisivi che ha fatto, o meglio, che ha fatto anche televisione, a essere stati capaci di raccontarsi e utilizzare la propria comicità al cinema. Questo soprattutto per la presenza dietro le quinte, secondo me, di un grande sceneggiatore e di un grande regista, Gennaro Nunziante, che però in questo film non c'è, per cui Tolo Tolo, che adesso andrete a vedere, è un film totalmente di Zalone, scritto totalmente da Zalone e senza Nunziante, che invece ha deciso, sembrerebbe per la decisione di entrambi, di andare a fare altro, tra le altre cose in passato ha diretto, sceneggiato e prodotto Il Vegetale. Quindi che film andrete a trovare? Andrete a trovare un film appunto di Zalone, dominato dalla sua figura, dominato anche dalla sua comicità molto corrosiva e politicamente scorretta, e però appunto senza una comicità che non fa sconti a nessuno e che cerca di raccontare come da un certo punto di vista anche un certo cinema di Ficarra e Picone, raccontare un po'
la società italiana e raccontare anche i tic e insomma certe maschere della società italiana. Questa secondo me è la forza di Zalone, anche perché tanti colleghi invece comici hanno sviluppato nel tempo una capacità e anche hanno attirato un pubblico molto territoriale. Abbiamo dei comici che funzionano a Roma, che funzionano in Sicilia, magari che funzionano in Lombardia, ma magari che non funzionano da altre parti. Invece Zalone è davvero universale, perché non è soltanto un comico pugliese, anche se questo film è ambientato solo in parte da quelle parti. È davvero un film che fa di una comicità, che usa la comicità per raccontare un mondo intero, il mondo dell'Italia di oggi. Anche questi film sono in programmazione nelle nostre sale, vi aspettiamo al Cinema Le Giraffe, alla prossima.